Lunghi abbracci, strette di mano e cori da stadio all'ingresso di Andrea Biancani nel palazzo del comune di Pesaro. Biancani ha vinto al primo turno con oltre il 60%, staccando di 25 punti il candidato del centrodestra Marco Lanzi, un risultato che sin dai primi istanti non è mai stato in discussione. Non c'è tempo da perdere per Andrea Biancani, il nuovo sindaco di Pesaro questa mattina era presente negli uffici del comune. Oggi sono qui in comune per cercare di capire quelle che sono le parti, le questioni burocratiche che comunque bisogna fare, e ho già detto che tra le priorità ci saranno sicuramente il portare avanti il progetto Pesaro Capitale della Cultura, il fare il punto rispetto ai tanti progetti che la città deve portare avanti, perché abbiamo oltre 150 milioni di euro presi negli ultimi anni ma che ora occorre spendere, occorre concretizzare, e l'altra parte è sicuramente quella di capire il funzionamento della macchina del comune. Biancani è già al lavoro e presto verrà organizzata la nuova giunta comunale con i risultati dei singoli che saranno un punto di partenza. L'unica certezza è per Daniele Vimini, che ricoprirà il ruolo di assessore alla cultura e al turismo. Ottimo il risultato di Vimini, che si aggiudica il titolo di mister preferenze con 968 voti. Il nome di mister preferenze non mi piace molto, perché dà l'idea un po' del singolo. Nel mio caso insomma, ho avuto anche la vicinanza, il sostegno di tante persone che mi hanno aiutato in una campagna elettorale anche non facilissima, perché poi ho dato la priorità fino all'ultimo minuto agli impegni istituzionali, ma evidentemente è ritornato insomma un gradimento rispetto al lavoro che abbiamo fatto, e anche diciamo un gradimento rispetto a tutto un insieme di persone che rappresentano un po' anche il mio operato di questo periodo. Un buon numero di preferenze anche per Riccardo Pozzi con 802 voti. Penso che abbia pagato il lavoro portato avanti nella città in questi 5 anni. La dimostrazione è anche il successo strepitoso che ha ottenuto il sindaco Ricci alle europee, che ha portato il Partito Democratico al 40% e lui tantissime preferenze. È un successo che ha trainato anche un ottimo risultato alle amministrative, che oggi carica tutti di grande responsabilità. Andrea Biancani avrà davanti un lavoro importante, anche complesso da portare avanti sicuramente, ma anche un lavoro che ha delle basi fondamenta solide, e penso appunto che la trasformazione avviata in questi 5 anni, il buon risultato ottenuto anche da tutti i consiglieri e la giunta uscente, dimostri quanto complessivamente la guida della città sia stata promossa a pieni voti.